Enjoy vuole indagare un aspetto particolare dell'arte che è sempre stato spesso sotto traccia, ma si può ricostruire in tutta la storia dell'arte. E l'idea, la dimensione del divertimento, la dimensione del gioco, la dimensione della leggerezza, che scioccamente viene confuso con la banalità e la superficialità. Il gioco invece è un'arma filosofica importante, è un'arma di indagine, un'arma di studio, un'arma di conoscenza estremamente importante. E l'arte ha sempre sfruttato questa idea del gioco, del divertimento, come costruzione di linguaggi nuovi, come costruzione di impianti, di analisi, di studio, di ricerca, di avventura, di avanguardia dal punto di vista proprio del linguaggio. C'è poi un'altra ambiguità che va in qualche modo scardinata, che è quella di un'idea dell'arte contemporanea esclusivamente come un'arte enigmatica, un'arte oscura, un'arte riservata a poche persone, un'arte che in qualche modo tiene distante il pubblico. No, questo non è mai stato vero. L'ambizione di tutti gli artisti è quella di comunicare con il pubblico, di entrare in contatto con il pubblico. L'ambizione di tutto il mondo dell'arte è quella di rendere la vita più vicina all'arte. Il grande mito delle avanguardie storiche era quella di far coincidere arte e vita. Quindi questa mostra tende anche a dimostrare come si può lavorare sul contemporaneo, si può affrontare il tema dell'arte contemporanea andando incontro e cercando di comunicare a un pubblico sempre più vasto.